Tutto pronto per il terzo quarto qui al Palaprincipi di Porto Potenza Picena. Per chi si è collegato in questo momento sul canale della Twin Sebastiani, vi stiamo trasmettendo l'incontro di basket valevole per la categoria Serie D, Girone B. Le squadre che si stanno affrontando in questo momento sono la Sagrada Basket, che disputa in canotta biancorossa, contro 88 Est Civitanova, che disputa in canotta nero bianco. Punteggio attuale 36 Porto Potenza, 29 Civitanova. Attualmente due quarti ben giocati da entrambe le squadre. Un po' alla meglio è andata la squadra di casa, che sta a 10 punti, più di 10 punti di vantaggio, quindi. Però si può dire che la prestazione è ottima da entrambe le squadre. Rimessa alle maglie nere con il numero 9, Napoli. Per Ferraro, vediamo, c'è un pick and roll da parte del numero 5, prende subito palla Polidori per Pagliariccio, non c'è canestro. Cuna, Morresi, Cervellini della lunga da 3, ci prova, il ferro dice no, sfortunato, ottima la parabola, purtroppo non c'è stato canestro. 36-29, vantaggio la squadra di casa, Sagrada Basket e Porto Potenza. Rimessa questa volta bianca con Cuna. Lungo il passaggio per filo numero 8, ancora Cuna, Morresi, la penetrazione sotto canestro, non c'è canestro. Infine entrano i due punti, 38-29. Ottimo il canestro di Napoli, altri due punti anche per Civitanova. Cuna a filo, ancora Cuna, Cervellini, Mori, vediamo, 5 secondi al tiro per il numero 8, filo, non c'è canestro, palla fuori, rimessa nera. Pagliariccio per Ferraro. Menconi cerca subito il numero 7, Ferraro. Per il numero 9, Napoli, ancora una serie di passaggi, ci prova il numero 7, Ferraro, non c'è canestro, parte Mori, perde la palla, palla fuori, rimessa blu. Ferraro, Napoli ci prova, non c'è canestro, rimbalzo da parte di Mori per Cuna, passa a filo, ci prova sotto canestro, filo, non c'è canestro, riprende la palla Pagliariccio per Ferraro. Fallo da parte numero 4, Cervellini, sul 7.
Menconi alla rimessa per Napoli. Napoli ancora per Menconi, per Polidori. Polidori cerca di tirare, non realizza, e palla fuori, rimessa bianca. 38 Sagrada Basket Porto Potenza, 31 Civitanova. Lungo Cervellini, non c'è la tripla. Morresi, passo per Cervellini, ci prova, non c'è canestro. Polidori, Napoli, Ferraro, scusate, fallo da parte del numero 5 Morresi. Pagliariccio lunga per il numero 7 Ferraro, vediamo, 12 secondi al tiro. Polidori ci prova, si gira e realizza due punti, 38-33. Ancora non c'è cambio da parte della squadra di Saccoccia. Filo realizza due punti, 40-33. Lungo il tiro del numero 4 Menconi, che non realizza, e Polidori ancora lui, due punti, 40-35, 5 punti di differenza tra le due squadre. Non c'è ancora cambio da parte della squadra di Saccoccia. Ecco, finalmente entra il capitano del team biancorosso e si va a riposare il numero 20 Mori. Civitanova in attacco, tap, sbaglia il passaggio. Morresi, fallo da parte del numero 5. Due tiri a disposizione per Morresi. Primo tiro realizzato, 41-35, 4-35 al termine di questo terzo quarto. 1-2, Polidori, Ferraro. Polidori, Napoli, ci prova, non realizza, ma conquista il fallo. Due tiri per il numero 9 Nero Bianco, intanto si sta preparando per il cambio Gianluca Sebastiani.
Esce Filo. Primo tiro realizzato per Napoli. Realizza anche il secondo, 2-2 per lui. Si riparte con la Sacrata Basket con Gianluca Sebastiani. Vediamo Cervellini, non realizza. Morresi alla meglio per la palla, per il numero 4 Cervellini, ancora Morresi, si gira e realizza due punti, 43-37. Finiti 24 secondi per la squadra ospite, si va alla rimessa con Bovari, Sebastiani, ancora Bovari, Cervellini, Cuna, Bovari. Cervellini, non c'è canestro, ancora Cuna, Sebastiani e realizza due punti. ...45-37... Morresi al rimbalzo, Cervellini sotto canestro, non realizza, ma guadagna un fallo. Non c'è cambio, ma c'è sospensione, 60 secondi. Andiamo un attimo al tabellone, 45 Sacrata Basket, 37 Civitanova, 2:28, ancora tutti da giocare per questo secondo quarto qui, e questo terzo quarto qui al Palaprincipi. Ricordiamo come sempre di inviarci le vostre cronache scritte sulla nostra email. twinseba@alice.it. Le vostre cronache saranno inserite sul nostro sito. Se è possibile, inviateci anche qualche foto per poter completare la pagina. Quindi qualsiasi cronaca di qualsiasi squadra, di qualsiasi settore, di qualsiasi categoria che ci inviate saranno pubblicate sul nostro sito www.twinsebastiani.it o su www.twinsebastiani.com. Tutte, basta collegarsi su questo sito, sulla parte superiore su contatti potete inviare la vostra cronaca scritta e potete allegarci una o più foto tramite il nostro forum. Ricordiamo anche per i nuovi visitatori che
sul nostro, sul sito della Twins Bastiani, sulla categoria sport troverete interviste sportive dove ci sono interviste da parte dei giocatori o allenatori telefoniche che parlano della loro squadra, del campionato. Ritorniamo a Porto Potenza Picena con 47 la squadra di Coach Saccoccia, Sagrada Basket, 39 la squadra di Coach Palmieri, Civitanova. 1 minuto e 12 secondi al termine di questo terzo quarto, con Ferraro portapalla. Per il numero 8 Vecchi, subito suo compagno 9 Napoli, serie di passaggi, poi ci prova il numero 6 Pagliariccio, non realizza. Morresi, Sebastiani, e Sebastiani realizza 2 punti, 49-39. Ci voleva questi 2 punti, 10 punti di differenza tra le due squadre. Otto secondi al tiro, ci prova il numero 8, realizza Vecchi. 49-41, 17-16, portapalla Sebastiani. Ultima azione di gioco per la Sacrata con Morresi. Bovari deve tirare, ma che spetta a tirare? Sbaglia il passaggio. Sbaglia il passaggio Cuna e la partita termina questo terzo quarto su 49 Sagrada Basket, 41 Civitanova. Ottica Prima Vista, Porto Potenza Picena, via Regina Margherita 62. Esame della vista computerizzata gratuito. Laboratorio interno, montaggio occhiali, lenti oftalmiche di ultima generazione, montature ai bambini, applicazioni lenti a contatto. Ottica a prima vista, Porto Potenza Picena, telefono 0733 88 11 14. Con l'ultimo quarto, alla rimessa il numero 9 Napoli. Per chi si è collegato sul canale della Twin Sebastiani, vi stiamo trasmettendo l'incontro di basket valevole per la categoria Serie D Girone B tra Sacrata Basket Porto Potenza Picena e l'88 Hertz Civitanova Marche. Punteggio attuale 49 la squadra di casa contro il 41 la squadra ospite. Civitanova che attualmente ha 2 vittorie, trova a 4 punti, mentre la squadra di casa ha 4 vittorie e 8 punti. Una sconfitta della scorsa settimana contro San Benedetto ha sbilanciato la serie di vittorie della Sagrada Basket e oggi quindi deve tentare il tutto per tutto per rimettersi in equilibrio per la classifica, ma duro vincere perché dopo 2 vittorie del Civitanova cercherà sicuramente di mettere in cassaforte anche la squadra ospite 2 punti che servono per potersi muovere e alzarsi di 2 gradini nella classifica principale. 52-41, 8-45, altri 2 punti per la Sagrada. Portapalla numero 7 Ferraro, vediamo come gestisce subito per il numero 9 Napoli. 11 Tapta, ci prova il numero 6 Pagliariccio, non realizza, palla fuori. Morresi,
Bovari, Morresi, botta faccia per Morresi, speriamo non sia nulla di grave. La rimessa Cervellini, filo, Bovari, lungo, serie di passaggi, non c'è canestro, prodezza del numero 5, purtroppo non è stato premiato. Menconi realizza due punti, 52-44, 7-47 al termine, portapalla Morresi. Altri due punti. '54-44, non erano ancora segnati i due punti, pensavo che un tiro libero a disposizione per il numero 4, non realizza, prende la palla al rimbalzo Sorgoni, in attacco per Menconi, sbaglia il passaggio, Bovari, Cervellini non trova il numero 8, filo, se no l'intenzione era buona, il passaggio. C'è cambio, entra Cuna, esce il numero 9, Bovari. Polidori sotto canestro e realizza, facili canestri. 54-46. Ci prova a filo, non realizza, prende la palla numero 4 Menconi, porta palla Ferraro. Chiama pick and roll numero 11 per Polidori. Polidori vuole fare la stessa azione e realizza altri due punti. 54-48, si sta avvicinando Civitanova, quintetto rimane ancora lo stesso. Minuto chiesto da coach Saccoccia, andiamo a vedere il tabellone. I quintetti rimangono sempre gli stessi per la Sacrata, si vedono che sono molto stanchi i ragazzi in corsa, non c'è cambio ripetitivo per la squadra di coach Saccoccia, mentre cambi frequenti ci sono per la squadra ospite. 54-48, si stanno avvicinando i ragazzi di coach Palmieri. Sorgoni per Menconi,
Vediamo Menconi, Polidori e realizza 54-50, pericolosissimo Civitanova. Cuna, Cuna porta palla, Mori, Morresi, Mori, 4 secondi al tiro, Mori si deve girare, deve tirare, realizza, 2 punti, 56-52. 5.36 al termine, partita tiratissima in questo momento. Squadre concentratissime, il numero 4 Menconi, ottima la parabola, non viene premiato, il ferro sputa la palla fuori, ci prova invece Filo, non realizza. Ferma il gioco, palla contesa. Alla rimessa, maglie bianche, rosso, con Cuna per... Cuna! Cuna, Morresi, ancora Cuna, Cuna, fallo. Da parte numero 11 Tappata, si ritorna alla rimessa, sempre il numero 24 Filo, vediamo, fallo da parte del numero 4 Menconi, si va di nuovo alla rimessa con il numero 24 Cuna. 5 minuti esatti al termine. Cuna, Morresi, Filo, Cuna, ancora Cuna, vediamo cosa decide di fare. 6 secondi al tiro, Filo e realizza Gonzales, 2 punti, 58-50. Gasatissimo il numero 12. Ottimo il tiro per il numero 15 che non realizza, Surgoni, palla per Ferraro, numero 11 Tappata, Polidori, Polidori si gira su se stesso, realizza, questi sono canestri del mitico Polidori, numero 5, 58-52, 4-11 al termine. Si sta giocando il basket in questo momento qui al Palaprincipi di Porto Potenza. Attenzione. Tanto c'è cambio. Esce Morresi. Entra Bovari. Ferraro, anticipato dal numero 12. Bovari, Bovari, vediamo come si giocherà questa palla. Bovari a 17 secondi, non realizza, conquista Filo, Bovari, Cuna, rallenta il gioco il numero 24 biancorosso, chiede schema di nuovo a Filo, cerca di penetrare nell'area blu, non c'è,
ferma il gioco e alla rimessa andrà Vecchi per Napoli. Napoli, numero 4 Menconi. Menconi anticipato da Cuna, che subito Cuna perde la palla, la riconquista Gonzales, cerca di fare tutto da solo, però non conclude. Palla di nuovo a Napoli, Civitanova in attacco, 2.51 al termine. Passaggio per il numero 11, Tappata, che ci prova, non c'è canestro. Gonzales prende qua palla, Cuna, Mori, Filo, scusate. Alla lunetta Filo, primo tiro realizzato per lui, 59-52, 2.35 al termine, 2-2, 60-52. Napoli! Rimessa bianca, tanto c'è cambio, sì, per proprio con il numero 4 Menconi entra il numero 7 Ferraro. Alla rimessa Filo per Cuna, perde palla Cuna, appena presa, piccola contestazione, ma è stato l'ultimo a toccarla. Rimessa nero bianca, lungo per Polidori, cerca penetrazione, ostacolato da due uomini e andrà ai tiri liberi. Due tiri a disposizione per lui. Primo tiro non realizzato per Polidori, 60-52, 2.23, quarto. Altro tiro a disposizione, 2-1 per il numero 5, Cuna. Mori, lungo il passaggio per il numero 8, ci prova, Filo realizza, bomba, 63-53, questa fa male ragazzi, questa è una bomba che fa male, deve dare il tutto per tutto Civitanova, non c'è canestro, sfortunato Tappata, Cuna, ancora Filo prova a realizzare di nuovo il classico tiro da tre, non ci riesce, lungo, palla fuori, 1.20 al termine, chiesto 60 secondi, siamo quasi alla fine, partita ancora 63-53, una partita abbastanza difficile, ancora 1:20 da giocare, tutto può succedere qui al Palaprincipi di Porto Potenza Picena.
le vostre cronache sul nostro sito, vi ricordiamo di inviarcele tramite la nostra pagina del sito www.twinsebastiani.it sulla parte contatti, dove potete mettere il testo e inviare anche alcune foto se volete, sempre dalla stessa pagina, quindi modo facilissimo per poter pubblicare le vostre cronache e sapere un po' qualcosa delle vostre partite. Torniamo in campo. Bovari anticipato dal numero 8, che devono stare molto attento in questa frazione di secondi. Napoli cerca tutto per tutto, conquista Cuna, riconquista la palla al numero 8, ma con un fallo, quindi la palla arriva di nuovo alla squadra di casa. Due tiri per 24, intanto esce il capitan Bovari, entra Mori, ...63-53... primo tiro non realizzato da parte numero 24... uno su due per Cuna, di nuovo palla maglie nere con Ferraro. Polidori ci prova, tende il tutto per tutto, non realizza, subito Morresi, Cuna al numero 4, Cervellini, filo dalla lunga, non c'è canestro, Polidori, siamo agli ultimi 50 secondi alla fine di questa partita. Polidori non realizza e però va ai tiri liberi, ormai si può dire che la partita è in cassaforte per la Sacrata Basket Porto Potentina. 64-53, difficilissima da recuperare. Primo tiro realizzato, 64-54, 10 punti netti di differenza tra le due squadre. Altro tiro a disposizione per il numero 5. Due su due. Altro minuto di sospensione, andiamo al tabellone. 40 secondi. Sono tante e sono poche a questo gioco. 64 Sacrata Basket, 55 88 Hertz Civitanova. Se ci sarà tempo alla fine di questo ultimo quarto intervisteremo entrambi i coach in merito alla partita di oggi e parleremo anche un po' del campionato, con la speranza che ci sia tempo per la nostra redazione. Sono terminati i 60 secondi a disposizione per i coach, si rientra in campo. Alla rimessa la squadra di casa. Non riesce a fare la rimessa neanche Cuna. A questo punto se la deve giocare il coach Palmieri.
a questo punto comincia a essere critica la faccenda per la Sagrada Basket. Sbagli che alla fine non si possono fare, doveva tirare la palla addosso a qualche giocatore, si era in difficoltà. Quindi adesso starà elaborando di nuovo la partita coach Palmieri. 40 secondi a disposizione, 64-55, 9 punti di differenza. Vediamo un po' come va a finire questa partita. Alla rimessa Napoli, partono i secondi, anticipato Mori, a terra un giocatore della Sagrada, non si ferma il gioco, sì, si ferma il gioco in questo momento, Morresi, secondi al termine, c'è cambio, entra di nuovo Cuna. Sei secondi al tiro, fuori, 20 secondi, 64-55, sono tanti i punti. Diciotto, diciassette, sedici, quindici, ci prova il numero 11, non c'è canestro e oramai pallo. Otto secondi, ormai la partita è in cassaforte qui all'interno, due punti per Porto Potenza Picena, la lunetta Mori realizza primo canestro, altro canestro a disposizione per lui. 2-2 a 8 secondi, entra Margheritini, e termina in questo momento qui al Palaprincipi di Porto Potenza Picena la partita di Serie B, di Serie D, Girone B, tra la Sagrada Basket e Porto Potenza Picena e 88 Hz Civitanova Marche, con la vittoria della squadra di casa per 66-55. La Twin Sebastiani ringrazia tutti coloro che si sono collegati sul nostro sito e vi aspettiamo per le prossime partite.